Buongiorno a tutti ragazzi, in questo video vi insegnerò come si scarica e installa Risen 2 Dark Waters. Allora, premetto subito che questo video lo faccio solo a scopo dimostrativo, quindi non voglio, cioè vi invito a comprarlo il gioco perché dopo tutto avete più privilegi con un gioco comprato. E poi l'esperienza di gioco è molto migliore. Quindi, detto ciò, comunque lo faccio così. Allora, andiamo al link in descrizione. E sarà questo. Noi dobbiamo cliccare download torrent, semplicemente. Finito di scaricare, dovete aprire la cartella di download, quindi tasto destro sul file, qualunque roba che avete. Fate apri cartella per visualizzare i file, oppure in caso mio che uso Woods, mostri in Explorer. Quindi si aprirà una cartella. Vediamo se. Ecco qua. Così. Potete cliccare due volte questo qua, oppure con Daemon Tools, ricordatevi, dovete avere Daemon Tools. Dovete trascinare questo file qua. Fino a qua. Nel caso voi non disponiate di un supporto, voi dovete cliccare più DT o più SCSI. Ok, così mi parlo giù. Dopodiché dovete andare sul computer. Anzi, vi partirà l'autoplay ovviamente. Sempre qua. No, non sarà, non sarà. Scusate, scusate. Errori miei. Andare su setup.exe e dovete installarlo. Questo qua. E lo dovete installare come un comunissimo programma. Finita l'installazione, dovete andare su Start, Computer. Vabbè, sul vostro supporto, programmi x86, anzi, Dev Silver, Risen 2, System. Dopodiché i file che ci saranno, una cartella SkyDraw, li dovete prendere tutti e trascinare fino a qua. E dopo dare copia e sostituisci a tutti. Fatto ciò, dovete cliccare semplicemente il tasto, cioè il tasto sì, il file Risen 2 e copiate via a desktop per comodità e partirà, ma sarà in inglese. Come facciamo a mettere in italiano? Molto semplice. No, non serve più, quindi smontiamo l'unità. Dovremmo andare sulla cartella data, qua sempre di Depth Silver Risen 2, data. INI su config default dobbiamo fare apri con blocco note. Io per comodità adesso prendo questo alla riga 1089 1090. Non preoccupatevi, l'ho trovata lì, l'ho trovata dopo 5 minuti che cercavo, e circa questa distanza del blocco note, poco più di tre quarti, quindi qua circa ci sarà una qua, questo uovo qua, subtitle language, voi dovete togliere e mettere Italian con la I maiuscola, dopodiché dare salva, chiudiamo tutto e il gioco partirà in italiano. Grazie per aver visto il video e ciao a tutti.